partecipiamo in una presentazione tecnica per la nostra fisioterapista Anna, che ci parlerà delle malattie reumatiche infantili. Oggi ti volevo parlare di uno degli aspetti del mio lavoro, una delle cose di cui mi occupo, caselline, che sono le ortesi. Le ortesi, quindi, delle malattie reumatiche infantili. Che cos'è un'ortesi? Forse ne avete sentito parlare, forse avete sentito più parlare di tutore, splint, sono sostanzialmente tutti sinonimi. Il termine ortesi deriva dal greco ortos, significa dritto, ed è un termine più scientifico, un termine splint, tutore, un termine più pratico. E una delle definizioni che si trovano è, per esempio, questa: strumento ortopedico esterno usato per sostenere, allineare, prevenire o correggere le deformità, o per migliorare la funzione di parti mobili del corpo. Sostanzialmente l'ortesi è un supporto che esercita un'azione sulla struttura sulla quale è applicata, e ovviamente deve rispettare l'anatomia, le caratteristiche anatomiche della parte su cui è applicata. Bisogna cercare di evitare punti di pressione soprattutto sulle prominenze ossee, permettere il movimento di articolazioni che non sono coinvolte, e ovviamente deve essere accettata dal paziente e dalla famiglia, parlando di bambini. Un'ortesi può avere diversi scopi. Può servire per mettere a riposo un'articolazione, per esempio in caso di infiammazione, può servire per sostenere, per proteggere un'articolazione, per prevenire delle deformità, o per correggere delle deformità. In questo caso si parlerà di splint in serie, poi ne parlerò. Può servire per facilitare una funzione o per utilizzare un'articolazione in una posizione più corretta. Quindi possono vedere ortesi più notturne, da mettere di notte o in situazioni di riposo, e invece ortesi da utilizzare nelle attività funzionali, nell'attività della vita di tutti i giorni. Devo fare una premessa: esistono vari tipi di ortesi, esistono quelli già preconfezionati e performati in commercio, come quella che vedete nella prima foto. Avete per esempio tutti in mente le classiche ginocchiere d'adulto, post intervento, sono tutti tutori già presenti in commercio con varie misure standard. Esistono poi le ortesi fatte su misura. Possono essere fatte su misura da un tecnico ortopedico, dall'officina ortopedica, quindi di solito su calco gessato il tecnico prende l'impronta con un gesso, e su questa poi l'officina costruisce l'ortesi mettendo quel materiale termoplastico messo poi nei forni ad alte temperature, e in questo modo si possono costruire, diciamo, delle ortesi anche un pochino più sofisticate, dei bustini, dei corsetti e varie tipologie. Esistono poi invece ortesi fatte su misura da fisioterapisti o terapisti occupazionali, che sono quelli di cui parlerò oggi, che sono quelli che faccio io al Gaselini. Ne esistono due tipi fondamentali, che sono quelle di tipo statico e quelle di tipo dinamico. Quelle di tipo statico non hanno parte in movimento, danno semplicemente un supporto di mobilizzazione ed esercitano una forza statica sull'articolazione, come quella che vedete nella prima parte. Quelle di tipo dinamico hanno invece un supporto statico, in più vengono messi dei mezzi di trazione che di solito sono elastici, esercitano una forza dinamica. Noi non ci occupiamo di queste perché sono per di più utilizzate in post intervento, lesioni traumatiche della mano, ci occupiamo solo di quelle di tipo statico. Il vantaggio di poter costruire delle ortesi su misura per noi è quello di poter, a fine del trattamento riabilitativo, per esempio velocemente costruirsi un'ortesi che, per esempio, in caso di retrazioni mi mantenga quello che io ho guadagnato con il mio trattamento, e quindi questo mi permette di mantenere l'allungamento muscolare per parecchie ore, per esempio da metà di notte, e di mantenere quello che io ho guadagnato. Poi successivamente, nei trattamenti successivi o dopo
varie sedute, quando c'è un guadagno di qualche tipo nei vari controlli, posso rimodificare le mie ortesi e quindi continuare a mantenere. In questo caso si parla di ortesi statiche, perché non le ortesi sono statiche, progressive, cioè in serie io posso modificare costantemente la mia ortesi per adattarla alla situazione del momento. Possono essere costruite ovviamente su varie articolazioni del corpo. Quelle che più frequentemente faccio, soprattutto nelle malattie reumatiche, sono quelle di mano e polso, in misura minore per gomito e ginocchio. Il vantaggio di poter costruire un'ortesi su misura è proprio quello di poterla costruire su misura. Quindi posso dare la giusta dimensione, posso costruire le ortesi in questa foto molto piccole, posso dare la giusta tensione che serve, posso assecondare eventuali deformità o particolarità della mano, cosa che invece non è possibile con quelli performati standard che sono in commercio. In più, rispetto a quelle fatte da tecnico ortopedico, mi permettono una velocità di tempi di realizzazione e quindi io posso farle e modificarle molto velocemente. Sono per di più ortesi leggere e traspirabili. Il materiale che mi serve per costruirle è un materiale termoplastico a bassa temperatura, sono fogli di materiale plastico più o meno forati che si modificano con il calore. Poi servono dei velcri che servono come sistemi di ancoraggio e eventuali imbottiture se sono necessarie. Questo tipo di termoplastico è detto a bassa temperatura perché mi basta un calore di 60-70 gradi. Quindi io poi, mettendolo nell'acqua calda, posso, il materiale diventa malleabile e posso modellarlo direttamente sull'arco. È un materiale leggero, ovviamente la leggerezza del materiale è data dallo spessore, più è sottile, più leggero, e dalla foratura. Ci sono dei fori sul materiale che mi permettono anche di far sì che sia traspirabile, quindi non mi dà problemi di sudorazione. Il materiale ha una sua rigidità, che dipende sia dal tipo di materiale che decido di usare, sia dallo spessore, più spesso più rigido, sia dalla foratura, ovviamente più forato meno rigido, quindi a seconda del quello che voglio fare, scelgo il tipo di materiale più adatto. Un materiale con una sua modificabilità appunto col calore e una sua memoria. La memoria del materiale, ogni materiale ha una sua memoria, è la capacità del materiale una volta rimesso nell'acqua calda di ritornare alla forma iniziale. E quello che utilizziamo noi è abbastanza memoria e questo mi permette di poterlo modificare anche più volte. E poi ovviamente se sono vari colori che possono anche rendere più attrattivanti, piacere, gradevoli l'ortesi. Gli strumenti che servono per costruire l'ortesi, quest'anno Amari ha fatto una donazione al reparto di fisioterapia, ha donato un po' di materiale, una vaschetta, cosiddetta vaschetta termostat, che è una vaschetta che si collega alla corrente elettrica e mi riscalda l'acqua e mi permette di mantenere quella temperatura e diversi fogli di materiale termoplastico, velcri, forbici, taglierino, foratrice, insomma, per permetterci di continuare al meglio questo tipo di lavoro. E ovviamente poi vi faccio vedere nella pratica in cosa consiste la realizzazione di queste ortesi. Si parte da un progetto ovviamente condiviso con il medico, con i genitori, si decide che ortesi fare, per quale scopo, in base a quello che ci serve. Si fa il disegno della mano e si fa un modellino di carta, su questo si costruisce un modellino di carta che viene comprovato per essere sicuri che sia fatto correttamente. Dopodiché si trasferisce il modellino di carta sul materiale termoplastico e si taglia il termoplastico. Si fanno eventuali fori, secondo quello che dobbiamo fare,
Dopodiché si mette il materiale nella vaschetta di acqua calda e si aspetta che questo che diventi malleabile e si possa così modellare e modificare. Sì, una volta sufficientemente malleabile si tira fuori e si modella direttamente sulla mano del paziente. Una volta, nel giro di un minuto, si raffredda e rimane della forma che gli abbiamo dato. Dopodiché si fanno le varie rifiniture, modifiche, si provano varie prove per verificare che non ci siano punti che hanno pressione e si procede a mettere i velcri, eventualmente avvoltature, direttamente si fissano una parte di velcri con la pistola termica sul splint e poi si ancorano in modo da poterli mettere e togliere in autonomia. Questo per esempio ha un tutore funzionale da utilizzare anche nelle attività di scrittura, di tutto il tipo. Dopodiché si consegna tesi, si ricordano i tempi e le modalità di utilizzo, sono tesi da utilizzare di giorno, di notte o a riposo in attività funzionali, cosa fare nei primi utilizzi, cosa fare se compare dolore, arrossamenti, se ci sono degli accorgimenti particolari da dare e come curare l'ortesi, come pulire una lavata con acqua fredda ovviamente e stare attenti a non tenere la vicina più di colore. Abbiamo visto proprio praticamente come un po' abbiamo visto la donazione che abbiamo fatto quest'inverno, l'uso pratico di tutto questo materiale che Anna ci aveva fatto la richiesta in quanto Gaslino non riusciva a procurare questo materiale in tempi ragionevoli. È intervenuta l'associazione e una spesa di circa 2.500-3.000 euro, ecco, quindi abbastanza consistente, comunque che però dà la possibilità per un, speriamo, un buon periodo ad Anna di operare con questi.